Adesso invece entreremo direttamente sul template home per andare a fare alcune modifiche. Le prime modifiche che noi facciamo sono quelle proprio di scrittura, non vogliamo che compaia ultime comunicazioni, ma ultime circolari. Vogliamo modificare il numero delle circolari che vengono automaticamente presentate in home page. E vogliamo fare in modo che cliccando su tutte le circolari diventerà e non comunicazioni, non appaia un simbolo, un segnale di errore 404, la pagina non esiste, ma punti proprio sulla pagina circolari, che è quella pagina deputata a contenerle tutte con il suo archivio automatico. Bene, andiamo in bacheca. E in questo caso dobbiamo agire direttamente su uno dei file del tema. Andiamo su Aspetto, Editor. Su Aspetto Editor troveremo, no, nella colonna di destra la voce Template con tutta una serie di file .php o di fogli di stile .css che sono quelle che governano un po' tutto il nostro sito. Dalla versione 3.1 non si trovano tutti i file del tema, ma solo una parte. Quello può sembrare un po' una seccatura, ma ci costringe a fare un passaggio comunque aggiuntivo. Clicchiamo su uno qualsiasi di questi, ad esempio sul template articolo singolo, e dobbiamo adesso riuscire a visualizzare sullo schermo il template della home, che ha un nome. Si chiama tmpl underscore home.php. Se andiamo a vedere in alto dove c'è l'URL, notiamo che a un certo punto dopo PAS 2011 slash c'è single.php. Vedete che è proprio il nome del file. Allora io sovrascrivo single e scrivo tmpl underscore home, che è il nome dato a template, e poi faccio invio. Adesso carica la pagina e vedete, ecco, che mentre prima non era presente tra i template, i temi, i file meglio disponibili, ora siamo riusciti ad accederci. Bene, adesso non stiamo a illustrare tutto lo svolgimento e come è scritto questo file, tra l'altro qua troviamo una parte che ci consente poi di lavorare sui campi personalizzati, ma saltiamo oltre e andiamo in modo molto operativo a cercarci invece la zona che ci interessa. Dobbiamo scendere un po', no? Fino a che incontriamo a un certo punto la scritta div id home right. Home right è una cosa aggiunta da noi, no? È un marcatore di, diciamo, un box che corrisponde alla colonna destra del contenuto centrale. Sopra c'è una parte in evidenza che però non è utilizzato perché noi non abbiamo la categoria in evidenza, se uno vuole aggiungerla lo può fare, quindi non comporta nessun tipo di risultato nella nostra home page, quindi come se non ci fosse questa parte, ma invece ecco che della parte successiva, no, introdotta da minore punto di domanda PHP, ecco che noi abbiamo una parte dello script che ci permette appunto di inserire le ultime circolari. Questo $ultime comunicazioni richiama proprio il nome che noi abbiamo dato al campo personalizzato e quindi non lo cambiamo. Se è diverso, cosa succede? Scrivi H2, cioè nel titolo strutturale 2, ultime comunicazioni. Noi dovremo cambiare ultime comunicazioni con ultime circolari. Quello è quello che apparirà a video. Poi c'è una parte in PHP che deve stare un po' attenti, no? Perché è sempre un po' delicato da non toccare, c'è il rischio poi veramente di non far funzionare più nulla, ma ci concentriamo su questa riga dove c'è il $mypost, getPost, numberPost uguale, vedete 8 e poi c'è da quale categoria vengono presi. È proprio questo numero quello su cui noi agiamo. Secondo questo tipo di pagina che vi abbiamo dato a disposizione, noi avevamo la possibilità di inserire fino a 8 circolari. In realtà ne avevamo solo 5 perché ne abbiamo scritto 5 in tutto. Se ne avessimo scritte 20, comparivano solo le prime 8. Quindi, se noi volessimo cambiare il numero, dobbiamo proprio andare qua. Vogliamo le prime 5? Scriviamo 5. Vogliamo le prime 10? Scriviamo 10. Attenzione a fare un'azione quasi chirurgica di precisione,
perché se no, ripeto ancora, andiamo poi a modificare un qualcosa che ci rende la pagina ingestibile. Non è un problema enorme perché in caso di errore poi molti di noi utilizzano file simili e ci si aiuta per andare a ripristinare la situazione precedente. Però tanto vale evitare rischi. Poi scendiamo giù, abbiamo una parte H3, no? Poi se faremo qualcosa sull'HTML vedremo che quello è il marcatore di titolo 3, che dice metti la data, inserisci un link, inserisci il titolo del post e poi chiudi il titolo 3. E sotto va a inserirti il riassunto. Poi alla fine vedete, no? C'è un altro, diciamo, un'altra riga su cui possiamo intervenire. Dice, ma tutte le comunicazioni, quindi no, non tutte le comunicazioni, ma tutte le circolari, dove le troviamo? Le troviamo nella sottopagina comunicazioni. No, non è comunicazioni perché non abbiamo la pagina comunicazione. L'ho chiamata circolari. Ecco fatto. In questo caso abbiamo fatto le tre piccole aggiunte, modifiche. A questo punto scendiamo giù, non c'è altro da fare se non aggiorna file. Ecco, un piccolo consiglio. Attenzione che con aggiorna file voi perdete e sovrascrivete il file precedente. Quindi questa è un'operazione veramente molto delicata. Il consiglio è di agire su questi file con molta parsimonia, quando si è sicuri, non andare per tentativi, perché veramente il rischio poi di essere completamente bloccati è molto concreto. E nel caso uno voglia fare delle prove, delle modifiche, conviene che se lavora su un sito suo in remoto agisca attraverso FTP e non quindi attraverso questa modalità di modifica offerta dal pannello di amministrazione. Scarichi il file e successivamente, magari se lo salvi in un'altra cartella, modifichi il file in modo che in caso di errore ritorna a rimettere il file cambiato, anzi il file originale. Se lavora invece direttamente sul pannello di amministrazione, ad esempio perché utilizza un'installazione su un server che gli è stato dato da qualcuno, su cui non ha l'FTP, beh, il mio consiglio è quello di comunque farsi una copia del file originale, magari andando a sovrascriverselo tutto, a selezionarlo tutto e successivamente copiarselo da qualche parte in modo da non perderlo. Bene, dopo che abbiamo aggiornato il file andiamo soltanto a vedere l'esito. Ha funzionato? Proviamo. Ha funzionato. Ultime circolari, ovviamente rimangono 5, tutte le circolari, adesso la prova del fuoco. Clicchiamo su tutte le circolari e ci è andata bene. È stata visualizzata proprio la pagina che ci interessava.